Signori, benvenuti in questo nuovo video, io sono Lorenzo e oggi siamo qui ad iniziare una nuova serie che secondo me può essere veramente utile a tantissime persone. In questa serie andremo a parlare di quelli che sono i migliori broker di investimento in Italia, perché mi vorrei concentrare appunto su quelli italiani per semplificare la questione delle tasse e delle imposte da pagare che tra poco vi spiego anche. Questa serie avrà l'obiettivo di mostrare a tutti in modo esplicito e chiaro quelli che sono i costi di ogni piattaforma per permettere quindi a tutti di capire qual è la piattaforma più adatta ad ognuno. Prima di cominciare quindi vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdervi i prossimi video sulle prossime piattaforme. Se volete suggeritemi alcune nei commenti, sarò contento di parlarne con voi. Ma ora non perdiamoci in chiacchiere, cominciamo subito. Come avrete letto dal titolo, l'argomento di oggi è Fineco, che rappresenta la banca più importante in Italia, comunque una delle più grandi che ci sono nel nostro paese. È una banca famosissima e si occupa principalmente di investimenti. E questa piattaforma è definita da molti come la migliore in Italia. Oggi andremo a vedere appunto quali sono i suoi punti positivi e quelli negativi, per poter fare una e capire appunto se è davvero la migliore piattaforma in Italia o se esistono delle alternative. Quando si parla di Fineco, solitamente si va subito a parlare di quella che è l'interfaccia grafica. È sicuramente un'interfaccia molto buona, magari vi lascio anche qui qualche immagine se la trovo, e permette di effettuare acquisti, vendite, comunque quello che si vuole in totale semplicità. Oltre a questo fatto, Fineco offre una certa sicurezza, perché comunque, come ben sapete, i fondi sono coperti e ovviamente tutti gli strumenti che andiamo a investire sono comunque nominativi, quindi se anche Fineco dovesse fallire, le azioni che abbiamo su Fineco sono attestate a noi, quindi noi abbiamo la possibilità di recuperarle e di spostarle in altri conti titoli. Quindi se da una parte Fineco offre una piattaforma molto semplice da utilizzare, molto anche bella graficamente, e offre anche una garanzia molto importante sui titoli, perché oltre a quello che vi ho detto prima è anche praticamente la banca principale che c'è in Italia per gli investimenti e quindi ha comunque un ruolo abbastanza importante in questo ambito ed è da molti vista molto bene. E arriviamo quindi al punto negativo di questa piattaforma, ovvero quelli che sono i costi, ed è proprio quello di cui volevo parlare. Io infatti quando volevo iniziare ad investire, ho iniziato a cercare quelle che sono le migliori piattaforme per poter effettuare i miei investimenti. Fineco era sicuramente la mia prima scelta, però ho dovuto ben analizzare i costi, perché andare a investire per esempio 100 euro in uno strumento e dover pagare addirittura 10 o 20 euro di commissioni, potete benissimo capire che non ha senso, per il semplice motivo che paghiamo già il 20% di commissioni e una volta che troviamo uno strumento che performa del 20%, quindi ci riporta in pari, dovremmo anche andarci a pagare sulle imposte e quindi ancora non saremmo arrivati in pari, ma saremo ancora in perdita. Quindi ovviamente è necessario, anzi obbligatorio, fare delle valutazioni di questo tipo per capire se un investimento può valerne la pena, perché appunto come vi dicevo, andare a investire i nostri soldi e pagare così tante commissioni che precludono praticamente i guadagni fino a livelli altissimi non ha assolutamente senso. Quindi adesso cercherò di farvi capire per chi può essere conveniente utilizzare queste piattaforme e per chi invece può essere un po' più sconveniente. Ovviamente ognuno può decidere di fare quello che voglio, semplicemente voglio portare alla vista di tutti quelli che sono i costi della piattaforma e renderli accessibili a tutti, dato che come vi stavo già introducendo all'inizio del video, io volevo iniziare a utilizzare questa piattaforma, però non ero a conoscenza di tantissime cose ed è stato per me difficile scoprirle, quindi questo serve per semplificare la vita a molti di voi essenzialmente. Quindi ora non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito a vedere qual è il sito di Fineco e qual è la tabella delle commissioni che si applica. Eccoci qui sulla pagina di Fineco, adesso andremo insieme a vedere quelli che sono i costi che si applicano per le operazioni di acquisto o vendita all'interno della piattaforma di Fineco. Scendendo un pochino vediamo subito che c'è questa prima tabella. Questa prima tabella, come vedete qui in alto a destra, tratta delle commissioni generate nel mese. Questo per dirci che in un dato mese, se noi andiamo a generare questi importi a livello di commissioni, si va ad abbassare il costo per operare ulteriormente. Come vedete qui, per esempio, ci dice che se noi facciamo 10 ordini in un mese, andiamo a pagare, chiaramente dall'undicesimo ordine in poi, la commissione di 9,95 euro. Se noi invece ne facciamo di meno e quindi spendiamo sotto i 100 euro di commissioni, ogni ordine ci verrà a costare 19 euro, quindi è un prezzo veramente molto alto. E poi chiaramente andando a operare sempre di più, le commissioni si riducono fino a 2,95 euro, ma questo vuol dire fare tantissimi ordini e pagare moltissime commissioni. Poi certo, più si spende e più si riducono le commissioni, però bisogna fare delle spese veramente importanti. Se noi aprissimo il conto per fare una singola operazione di, non so, 1.000 euro, dobbiamo andare a pagare questi 19. Poi, certo, se ci pensate, se noi facessimo un investimento, per esempio, di 2.000 euro, paghiamo 19 euro di commissione, stiamo pagando l'1%, ed è una cifra in realtà che è abbastanza competitiva. Però fare un investimento singolo di 2.000 euro vuol dire comunque disporre di un buon capitale, che è una cosa che tutti non hanno. Io, per esempio, non ho la possibilità di investire 2.000 euro in una volta sola, quindi non potrei mai permettermi di andare a ridurre così il costo dell'investimento. Se andiamo invece a vedere
In quale altro modo possiamo ridurre le commissioni? Ci sono dei metodi sul risparmio gestito sull'assetto totale. Se andiamo a cliccare sull'assetto totale, come vedete, per chi ha 2 milioni di euro, andare a fare un acquisto andrebbe a costare solo 2,95 euro, però avere 2 milioni di euro di patrimonio non è assolutamente facile. E per chi ne ha meno di 500 mila costa comunque 19 euro, che è appunto quello che dicevamo prima. E comunque sono cifre molto molto grandi queste, quindi non sono facili da raggiungere. Quindi questi numeri, che in realtà non erano facilissimi da comprendere, erano per farvi capire che andare a investire su Fineco richiede comunque di avere grossi capitali, e andare a investire cifre come appunto vi mostravo prima, 100 euro, 200 euro e giù di lì, non ha assolutamente senso, perché su ogni ordine, anche appunto l'ETF base MC World, che costa per esempio 70 euro, se massimo comprare anche 2-3 quote, risulterebbe comunque costosissimo. Ovviamente per chi non va a soddisfare questi requisiti, ma è difficile andarli a soddisfare. Io parlo di un investitore medio, magari anche di uno che può essere nella mia situazione, che è semplicemente uno studente, che quindi non può avere capitali di questo tipo. Quindi andare a investire singolarmente ha un costo altissimo. C'è poi la possibilità di sfruttare il piano ETF Replay, che adesso vi faccio vedere. Ok, eccoci qui nel piano Replay. Questo secondo me è un piano che può essere molto competitivo per coloro i quali vogliono fare il classico pack, quindi il piano di accumulo, che consiste nell'andare a investire in una quota o comunque quanto si vuole di un dato ETF ogni mese o ogni tot. Come vedete, qui c'è una piccola tabella che ci fa vedere quelli che sono i costi. Se noi volessimo investire in un ETF e accumularlo mensilmente, questo ci costerebbe 2,95 euro e ci permetterebbe in automatico di effettuare degli acquisti, e questo è veramente molto competitivo. Se poi volessimo aggiungere ulteriori ETF, dobbiamo andare chiaramente a pagare ogni volta 2,95 euro in più. Poi ci sono dei piani che permettono di fare dei pacchetti, quindi acquistare tanti ETF, e ci fanno uno sconto. Quindi, come vedete, ovviamente non è che ognuno ci costa 2,95 euro, se no qui pagheremo quasi 36 euro, invece qui ne paghiamo 13. Poi si va ad aggiungere per ogni ETF aggiuntivo una quota e si arriva a questo costo. Però in generale si parte da questo, ecco. Se noi volessimo comunque investire in uno o due ETF, il costo mensile sarebbe 2,95 euro, 5,90 euro, che in realtà è un prezzo molto competitivo. Chiaramente dipende anche qui da quanto si investe al mese, perché se noi vogliamo fare un piano accumulo da 100 euro al mese, capite già che con 2,95 euro paghiamo un 3% di commissioni quasi, che già non ha senso. Quindi dobbiamo partire da un investimento minimo, secondo me, di 300 euro, che quindi è molto alto secondo me, però per chi lavora, per chi riesce a risparmiare questi soldi ogni mese, può essere sostenuto, immagino, e quindi sarebbe un costo dell'1%. Poi in realtà più si va ad aumentare l'investimento e più si riduce questa percentuale ed è meglio. Poi è chiaro che investire in un ETF al mese magari è poco, c'è qualcuno che vuole investire in 2, 3, che ne so, e dovete valutare qui, in base ai costi che sostenete, chiaramente quanto andare a investire. Ora andiamo a terminare quelli che sono i costi di Fineco con l'ultima nota, un pochino negativa in realtà, perché possedere il conto di Fineco ha un costo mensile, infatti costa 6,95 euro al mese, quindi oltre a tutte le commissioni che dobbiamo pagare per ogni acquisto che facciamo, dobbiamo anche pagare questi 6,95 euro, che è un costo veramente molto elevato, perché parliamo di un costo che è intorno agli 85 euro annui, che comunque non è poco, se dobbiamo già pensare a tutto quello che costano le commissioni. C'è però la possibilità di andarle a ridurre o addirittura cancellare. Per esempio, per chi ha meno di 30 anni non si paga questa commissione o questo canone. Poi non si paga anche per chi ha più di 80 mila euro sulla piattaforma, sotto forma di investimenti scelti da noi. Questo lo specifico perché c'è la possibilità anche di non pagare il canone avendo 40 mila euro di investimenti sulla piattaforma, però gestiti da loro, quindi con risparmio gestito. Quindi, in poche parole, se voi avete 40 mila euro li affidate a loro da gestire, appunto con risparmio gestito, non pagate il canone. Se invece avete 80 mila euro e li investite in azione o quello che volete, non lo pagate. Però se aveste 40 mila euro li investite autonomamente, li dovete pagare il canone. Quindi è per questo che c'è una differenza tra un tipo di investimento e l'altro. Come vedete, c'è la possibilità di azzerarlo anche in altri modi. Per esempio, qui abbiamo 4 ordini di trading al mese per azzerare questi 6,95 euro. Poi il mutuo con rata addebitato sul conto Fineco. E in realtà anche quest'altra condizione, che in realtà non so bene cosa voglia dire, quindi per evitare di fare errori non dico nulla, ma ve la lascio leggere in autonomia. Riassumendo, quindi Fineco ha dei grandissimi vantaggi, tra cui l'operatività molto facile, quindi la piattaforma che è molto apprezzata dagli utenti che la sfruttano, e anche la sicurezza che c'è dietro, perché, come dice, una banca
manca di livello veramente importantissimo. I dati negativi sono da parte delle commissioni, però. Infatti abbiamo un costo mensile pari a 6,95 euro, che ovviamente può essere diminuito, addirittura cancellato, se si soddisfano determinati requisiti che si possono tranquillamente trovare sul sito. E una volta che questo canone viene azzerato, comunque si presentano dei costi molto alti delle commissioni, che possono essere tranquillamente ammortizzati facendo investimenti molto grandi. Come dicevo, per esempio, se vogliamo acquistare degli ETF abbiamo un costo di 19 euro fissi se non spendiamo tot euro di commissioni al mese. Quindi per chi fa trading, io parlo solitamente di chi fa investimenti a lungo termine, quindi per uno che fa magari un investimento al mese con il suo pack, andare a fare tantissime transazioni trading sul proprio conto non ha assolutamente senso. Quindi nell'ottica dell'investitore di lungo periodo, come vedo io, ci vuole un investimento molto alto mensilmente, che o magari per ammortizzare i costi si può fare un investimento bimestrale, trimestrale o come volete, quindi un investimento ogni 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, in modo che se noi dobbiamo fare un investimento al mese di 300 euro piuttosto facciamolo ogni 2 di 600, così le commissioni le paghiamo una volta sola, anche se in ogni caso 20 euro di commissioni su 600 euro sono troppe. Quindi l'investimento, come dicevo, deve essere molto alto. La piattaforma quindi per chi è adatta? Sicuramente per chi dispone di capitali molto grandi ha la possibilità quindi di investire tanti soldi. Poi è ovvio che anche chi non ha grandissimi capitali ma dispone, non so, di 1000, 2000, 3000, 4000 euro è liberissimo di investire con Fineco, perché può preferire la sicurezza e la tranquillità che offre questa piattaforma, oltre al fatto che Fineco fa da sostituto d'imposta, cosa molto molto utile secondo me, perché permette di risparmiare i costi del commercialista e soprattutto per chi investe bassi capitali è molto comodo. Sfruttare piattaforme come Fineco che vi fanno il sostituto di imposta è molto comodo, perché vedo che ci sono piattaforme internazionali che molti utilizzano e che sono molto pubblicizzate al giorno d'oggi, che però hanno molti problemi dal punto di vista fiscale, che quindi eviterei per evitare di pagare sanzioni, commercialista eccetera. Però questa è una scelta che può fare ognuno, perché il regime dichiarativo rispetto a quello amministrato ha dei vantaggi che magari in un prossimo video vi posso spiegare. In ogni caso, quello che ci devo sottolineare di Fineco è il fatto che fa da sostituto di imposta, quindi vi toglie il costo del commercialista e dichiara in autonomia quelli che sono i vostri investimenti. Voi non dovete fare nulla. Se non presentate la dichiarazione dei redditi e andate semplicemente a lavorare, perché lo fa il vostro capo, la vostra dichiarazione, non sarete costretti a farla, perché Fineco farà tutto in autonomia. Terminando il mio discorso di prima, Fineco quindi offre sicurezza e anche la possibilità di operare in modo semplice sulla piattaforma, però anche dei costi molto elevati. Però bisogna valutare se questi costi possono essere ammortizzati in qualche modo o se hanno comunque senso. Quindi spero di avervi mostrato bene con chiarezza tutti quelli che sono i costi di Fineco e di aver permesso a voi di vedere, di informarvi se può essere Fineco la piattaforma giusta per voi, se ne volete vedere altre. Nei prossimi video vi parlerò anche della piattaforma che sfrutto io per investire o di quelle altre che esistono, perché ne esistono diverse. Spero che quindi che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto lasciate un bel like e anche un commentino se vi va. Noi ci vediamo al prossimo video, statevi bene.